iniziamo questo nostro dialogo con il professore Gennaro Avallone. Il professore Avallone insegna sociologia urbana e rurale, si è occupato nella sua produzione scientifica e di ricerca di metropoli, di vita urbana e salute urbana, di politiche territoriali, di migrazione. Oggi dialoghiamo con Gennaro sui temi, logicamente così ampi, così come dire, aperti al contraddittorio, e partiamo prima dalla sua immediata riflessione sul tema della metropoli. Che cos'è, Gennaro, la metropoli, come la intendiamo oggi? La metropoli è un punto di riferimento per buona parte dell'umanità, sia per chi vive all'interno della metropoli, sia per chi non vi vive. Pensiamo che esiste una metropoli che si chiama Città del Messico, che ha 25 milioni di abitanti, 25 milioni. 25 milioni sono più degli abitanti del sud Italia, e ogni anno centinaia di migliaia di persone raggiungono questa città per vivervi, e ovviamente si insediano nei posti più disparati, cioè addirittura chi vive a ridosso o all'interno, sui confini delle discariche. Questo per provare a sperimentare un'opportunità di vita che molto spesso nei contesti più piccoli, nei contesti rurali, attraversati anche dalla crisi dell'agricoltura e così via, non è possibile trovare. Questo che cosa vuol dire? Che la metropoli, come si potrebbe dire, che è croce e delizia dell'età contemporanea, nel senso che è un punto di riferimento per molti, ma è anche il punto nel quale tante vite si perdono, tante vite vengono stroncate. All'inizio del Novecento c'era un testo di The Jungle, di Upton Sinclair, in cui Upton Sinclair descrive la vita all'interno della grande città americana attraverso la vita di un ucraino, un immigrato ucraino, che passa la giornata a lavorare all'interno dei macelli, e all'interno dei macelli affronta quello che è il dramma della società contemporanea, della società metropolitana, una società che costruisce moltissime aspettative, ma che al tempo stesso non costruisce mezzi perché quelle aspettative siano perseguibili e raggiungibili da tutti e da tutte. Come nasce in te studioso questo interesse verso la metropoli? Quali sono i tuoi motivi personali, passionali, oltre che logicamente scientifico-accademici? Perché decidi di studiare la metropoli e lo spazio urbano? C'è un elemento biografico. Io fino ai 20 anni giocavo da pallanuoto. Un giorno, nella città in cui vivo, che è Salerno, fu occupato uno spazio, una fabbrica dismessa, la Marzotto, che negli anni 70 aveva prodotto il tessile. E fu occupato da 50 circa famiglie di diversi quartieri della città di Salerno, che in quel momento erano senza casa o comunque in condizioni abitative precarie. Quindi ho partecipato a quell'occupazione. Da lì è nato un interesse per le aree dismesse urbane, nel senso che sembrava all'inizio degli anni 90 che le aree dismesse fossero una grande opportunità per la trasformazione della città, e lì si sono trovate due grandi tendenze che si sono scontrate. La tendenza, che è quella che in parte ha prevalso, per cui le aree dismesse sono diventate un'occasione per nuovi investimenti privati, contro invece l'altra tendenza che diceva utilizziamo queste aree per soddisfare bisogni sociali, per rispondere in modo particolare a due grandi bisogni che nelle città degli anni 90 in Italia e in altri contesti, per esempio in Inghilterra, erano diffusissime: il bisogno della casa e il bisogno di spazi verdi. Da lì questo si è congiunto agli studi all'università, però diciamo che il primo interesse è stato un interesse del tutto dentro la mia personale biografia, e questo si è unito a un altro elemento biografico, per cui che è quello legato all'occupazione di uno spazio sociale, un centro sociale a Salerno, nel periodo in cui in Italia si diffondevano le occupazioni di spazi sociali, e quindi anche i miei studi si sono orientati in questa direzione, cioè provare a studiare come si trasforma la città, come si trasformano le vite all'interno della città rispetto al diritto alla città, che è una vecchia categoria della sociologia e contemporaneamente anche, se volete, uno slogan politico anche attuale. Non so, ad esempio, Gezi Park in Turchia l'anno scorso, il movimento Occupy negli Stati Uniti si è rivolto alla costruzione del movimento dello Indignados in Spagna al tema del diritto alla città.